donzella in difficoltà? Ma neanche per sogno! Girl? Girl? If it weren't for this girl, you would still be in the Horned King's dungeon! Benvenuti su Miss Mojo Italia, dove oggi sveleremo la nostra top 10 donne femministe tra i personaggi Disney! Bright young women, sick of swimming, ready to stand. Prima di cominciare, pubblichiamo nuovi video ogni settimana, quindi iscrivetevi al canale e cliccate la campanella. Lo so che volete la minaccia, ma aspettate la fine del video! Per questa lista analizzeremo fanciulle e principesse appartenenti al mondo Disney e Pixar che dimostrano una considerevole verve femminista. Abbiamo escluso i film con personaggi in carne ed ossa, quindi niente signora Banks tra questi ranghi. We're clearly soldiers in petty coats and dauntless crusaders for women's vote. Numero 10, Rapunzel, Rapunzel, l'intreccio della torre. Here comes the smolder. This is kind of an off day for me. This doesn't normally happen. E anche nella super reazionaria casa di Topolino si sono svegliati! Era ora! Negli ultimi anni si è deciso di rappresentare i personaggi femminili sempre più fieri e indipendenti. Se prima le principesse erano lì ad attendere il principe azzurro per salvarle, ora risultano del tutto capaci di badare a se stesse. Here! E quindi Rapunzel! La storia la conoscete, una fanciulla rinchiusa in una torre che aspetta un principe per salvarla. Almeno nella versione classica, in questo adattamento del 2010, Belli Capelli dimostra davvero di avere forza e cuore a sufficienza da contrastare le avversità. Numero 9, Pocahontas, Pocahontas. Diciamola tutta, la ricostruzione storica dietro il personaggio fa acqua da tutte le parti, ma nessuno può dire che Disney non abbia infuso in lei uno spirito saldo e guerriero. Think the only people who are people are the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you'll learn things you never knew you never knew. Pur con tutta la romanticissima storia d'amore e incontro tra due mondi diversi, non c'è nessun vissero felice e contenti. This is the path I choose, father. What will yours be? Pocahontas continua a sfidare uomini e imposizioni della società scegliendo la propria identità, arrivando addirittura a preferire l'appartenenza alla sua comunità piuttosto che andare a Londra con il suo John Smith. I'm needed here. Numero 8, Tiana, la principessa in ranocchio. Meglio nota per essere la prima principessa Disney afroamericana. Bisogna ricordare quanto Tiana risulti valida nel portare avanti la lotta femminista anche nel mondo animato. Al posto di pensare a quanto sia bello l'amore, il principe azzurro, il suo desiderio è diventare imprenditrice e fare i big money! But I know exactly where I'm going, I'm getting closer and closer. Ottimo esempio per le giovani spettatrici, abituate a vedere sul grande schermo un sacco di donne che paiono solo in attesa del grande amore. Step aside, mister. Watch and learn. Ha inaugurato lei l'inizio di un'era di personaggi femminili Disney lontani dall'essere mero soggetto di storie d'amore. He never lost sight of what was really important. Easy with that, careful. And neither will I. Numero 7, Elsa, Frozen, il regno di ghiaccio. E qui arriva un primato. Elsa è la prima principessa Disney a non avere nessuna storia d'amore tra i suoi programmi. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. C'ha altri problemi per la testa, tipo controllare i suoi poteri manco fosse un X-Men per evitare di congelare tutto il suo regno. Inoltre è fondamentale nel salvare sua sorella dalle grinfie del classico pretendente Raffa Soldi. You can't marry a man you just met. You can if it's true love. Anna, what do you know about true love? Nella sua canzone per eccellenza, Let It Go, sì, ancora lei, ancora, esatto. Il tema fondamentale è l'importanza di eludere le aspettative delle persone ed essere solo se stessi, non importa a quale costo. Quale messaggio più femminista di questo? Let it go, let it go. La perfect girl is gone. Here I stand, in the light of day. Numero 6, agente Judy Hopps, Zootropolis. Qualcuno aveva mai sentito parlare di un coniglio poliziotto? Just quit and
and go home, Fuzzy Bunny. There's never been a bunny cop. Never. Never. Just a stupid carrot-farming dumb bunny. Un film intelligente, Zootropolis, una critica alla società vestita da semplice colorato film per bambini. They really did hire a bunny. What? I gotta tell you are even cuter than I thought you'd be. You probably didn't know, but a bunny can call another bunny cute, but when other animals do it... Judy Hopps tenta una scalata mai effettuata prima in un mondo dominato da animali più grossi e feroci di lei. Ma un altro elemento non meno importante è il fatto di essere una delle poche donne nel suo campo. Infatti, una delle chiavi di lettura può essere la rappresentazione delle donne sul luogo di lavoro. Se in effetti sostituiamo prede con donne, il tutto assume toni chiaramente femministi. And the more we try to understand one another, the more exceptional each of us will be. But we have to try. Numero 5. Belle, la bella e la bestia. I want adventure in the great white somewhere. I want it more than I can tell. Se avete letto anche solo una piccola parte del dibattito suscitato dal remake live action di questo classico, è il mio preferito, potreste avere un'idea di quanto possa essere un personaggio polarizzante. Well, you shouldn't have been in the West Wing! Well, you should learn to control your temper. Rimane il dubbio se si possa considerare femminista o meno. Insomma, guardiamo come reagisce al trattamento riservatole dalla bestia, che non è proprio gentile e coccolosa. Eppure la ragazza è sveglia, forse troppo per i suoi tempi, discriminata da tutti per essere di più ampie vedute. Belle è una delle prime donne Disney a sapere realmente il fatto suo e a tenere testa a un uomo che la corteggia in maniera ossessiva ai limiti dello stalking. I'm very sorry, Gaston, but I just don't deserve you. Numero 4. Merida, ribelle, the brave. Qui le intenzioni di Disney Pixar erano chiare fin dal principio. Creare il primo vero personaggio femminista della loro storia. I am Merida, firstborn descendant of Clan Dunbrog. And I'll be shooting for my own hand. La trama è apparentemente tra le più classiche e inflazionate. Una giovane ragazza, in età da marito, spinta dai genitori insistenti a sposarsi pur contro la sua volontà di rimanere indipendente alla ricerca del proprio destino. This whole marriage is what you want. Do you ever bother to ask what I want? No! You walk around telling me what to do, what not to do, trying to make me be like you. Well, I'm not going to be like you! Inoltre si rifiuta anche di esibire la femminilità nel modo che ci si aspetta da lei, tipo quei ridicoli corsetti strettissimi, costringendo coloro che la circondano a riformulare i loro canoni femminili. Numero 3. Helen Parr, Elastic Girl, saga degli Incredibili. I'm at the top of my game. I'm right up there with the big dogs. Girls, come on. Leave the saving the world to the men? I don't think so. Quando il film fece la sua comparsa sugli schermi nel 2004 era già chiaro quanto Elastigirl fosse un personaggio moderno e fuori dagli schemi, ma nel recente sequel Erin Parr è diventata la vera star dello show, lasciando suo marito a casa ad occuparsi dei figli mentre lei in sella alla moto cerca di mantenere l'ordine. Bye, sweetie. Il regista Brad Bird ha detto: non penso che mi sentirete mai parlare di lei come una femminista, perché sembrerebbe tutta una pianificazione di facciata. Ma in ogni caso, il secondo capitolo ha reso chiaro cosa significa avere una famiglia al giorno d'oggi. Diamine, questa sì che è una visione progressista! You know it's crazy, right? To help my family, I gotta leave it. To fix the law, I gotta break it. You've got to, so our kids can have that choice. Numero 2. Vaiana, Oceania. Non è una sorpresa che Vaiana sia una ragazza fiera, indipendente e autonoma. Insomma, Disney sta sfornando personaggi femministi a destra manca. You are not my hero. And I'm not here so you can sign my oar. I'm here because you stole the heart of Tefiti. And you will board my boat, sail across the sea and put it back. Con Oceania facciamo la conoscenza di un personaggio femminile come mai ne avevamo visti prima. Vaiana non ha bisogno di nessun principe, ha bisogno di superare i suoi limiti per salvare la sua gente. La canzone più nota del film, Oltre l'orizzonte, parla proprio del far vedere la sua persona, i suoi interessi e i desideri a tutti, alle persone della sua comunità e anche a noi spettatori. Alla fine del film, contro ogni aspettativa, diventa persino capovillaggio! Vai così!
prima di svelare la numero uno, ecco alcune menzioni onorevoli. Aren't you a damsel in distress? I'm a damsel. I'm in distress. I can handle this. Have a nice day. Just let her meet me. I will win your daughter. How dare you? All of you, standing around deciding my future? I am not a prize to be won. Nine, so there's 10 of you and one of me. What's a poor girl to do? Numero 1, Mulan, Mulan. Se cercate un fatto, io ve lo darò. Mulan ha la tempra di un guerriero. È un po' il prototipo di donna femminista ed è stata sicuramente un esempio per moltissime bambine degli anni 90, me compresa, che ricordi! Ma dicevamo, vive in una società fortemente maschilista e tradizionalista, ma si traveste da uomo pur di raggiungere il proprio obiettivo. Sorry. Sorry you had to see that. But you know how it is when you get those manly urges and you just gotta kill something. Pur lasciata indietro dai suoi commilitoni, finisce col superare le aspettative, dimostrando di cosa le donne possano essere capaci. Woohoo! It looks like you're out of ideas. Not quite. Siete d'accordo con la nostra lista? Date un'occhiata a questi altri video e iscrivetevi al canale. E lo so che non avete ancora cliccato su quella campanella. Disonore! Disonore sulla vostra famiglia, disonore su di voi, disonore sulla vostra mucca.